Secondo me, se dice che la trasmissione... lo stai trasmettendo dal vivo, ci siamo. Oh mio Dio ragazzi, buonasera bellissima. Ben ritrovati qua a fare grandi cose. Ho spostato il mic... No, vabbè, ci sta. Allora, vediamo un po' se parte tutto. Voi che state guardando la live dopo, like, classico. Probabilmente uscirà anche un video sulla situa di stasera, riassuntivo. Vediamo un po' se effettivamente ci siamo, ma direi proprio di sì. Ciao ragazzi, buonasera bellissima, ben ritrovati qua, quest'oggi nel tempio del content, delle robe e tutto. Dov'è quello scammone di Lorenzo? Bene, in ritardo. Arriva, a posto. Ciao ragazzi, a posto, state bene? Ciao amici anche di TikTok. Mi raccomando, voi di TikTok, venite su YouTube, chiaro, classico. Soprattutto mi sentite bene, ma direi di sì, altrimenti avrei già letto robe strane. Molto bene. Allora, raga, in realtà per quel che riguarda stasera, io ci farò anche un video. L'idea, che poi vabbè, lo spiegherò tra poco anche nell'intro, è quella di fare, quando manca una partita per la sottocategoria, oppure il rank successivo, ci faccio il video, così poi faccio una sorta di compilation dove metto la partita che mi porterà a bronzo 3, la partita che mi porterà argento 2, argento 3, così almeno metto anche un po' di droppettini nel video e secondo me non è male. L'obiettivo di questa sera, ragazzi, sarebbe arrivare a diamante, secondo me se può fa. Ci sono, perfetto, aspetta che ti invito allora. Arrivare a diamante, perché non posso invitarti? Perché sono in questa modalità, giustamente. Vediamo un po', voi intanto dove siete arrivati? Soprattutto state giocando le ranked, se non le giocate quella è un'altra storia. E soprattutto, come c'ho R? Ma non c'è R qua, sono Raxor, che R? E niente. Ora classificata è diventata uguale alla Lega delle Stelle da meglio prima, in che senso? Non puoi dire che è uguale, però ci sono i modificatori, ci sono un po' di cose diverse. Faccio l'intro, Lore, e poi andiamo. Allora, che dico nella intro? Boh, ora vedo. Oh, raga, finalmente anche io mi sono deciso a pushare. No, non mi piace. Oh, raga, finalmente eccoci qua tornati nelle ranked. Dopo il primo video che abbiamo fatto, con l'apertura anche dei primi due drop, un po' così, quest'oggi si va avanti proprio dallo stesso identico punto. L'idea del video qual è? Praticamente... Intanto io sto giocando in live, ve la lascio poi in descrizione se volete recuperarvi il push. L'idea è quello di mettervi la partita che mi porterà alla sottodivisione dopo o alla divisione dopo, no? Quindi, vabbè, si capisce. Quindi in questo video vedrete anche un po' di droppettini. L'idea sarebbe quello di arrivare almeno a diamante. Ce la faremo? Ora lo scopriamo. Ok, qua non serve registrarla questa, quindi sono a posto. Quegis, ma che è? No ragazzi, non posso giocare con altri perché... Ma come ho fatto a entrare? Vabbè, perché siamo entrambi a bronzo, ci dobbiamo star bassi. Poi magari appena saliamo un po'. Tanto grazie mille amici di TikTok, cioè Joe, cioè Maggiore per le donation. Amici di Ub, il like, chiaro. Brawler Stadium. Vabbè, qua ci vuole un long. Dovrei potenziare un po' i brawler anch'io, mannaggia a me. Ti metto... Che ti metto? Aspetta, ti metto Brock, va. Dov'è che sta Brock? Dov'è? Non lo vedo! Qua. Oddio il Dottor Oak! Dottore, adesso che è tornato virale Brawl, immagino che lei stia giocando a Brawl Stars. O mi sbaglio? Vabbè, in teoria queste partite comunque dovrebbero essere veramente easy, eh. Bronzo ci sono solo io adesso, probabilmente. Sono tutti dei bottazzi incredibile. Infatti sono un po' preoccupato anche per i compagni. Ma conviene andare lane, visto che ci sta già Lorenzo. Sì, Lorenzo, carriami tu, tranquillo, pensaci tu. Molto bene. Grazie Leonardo per l'euro. Aspetta che sono nella schermata sbagliata. Arca miseria. Ok. Non so se partirà mai Codesto Alert, però. Grazie mille, bro. Gentilissimo. Non dovevo. Oh, tutte le volte ci fosse una volta che starto nella schermata giusta. Guarda, l'Edgar là mi sta anche bene. Guarda, ma fa tutto Lorenzo, come sempre. Mi sono dimenticato di spammarlo, dopo devo ricordarlo. Molto, molto bene. Stranamente indovinato, hai visto? È vero, c'è anche il drop. Aspetta, però forse questi mi conviene mettere in un altro video. Vabbè, nel dubbio li registro come se fosse un altro video, poi non so. E dunque, eccolo qua, primo drop di oggi che ci va a dare un bel epichino. Attenzione con la bellezza di Frank Applaude, grande Frank. Ok.
Ma qui Anna, chi è? Chi sta, dove avete visto il codice? Com'è possibile? Non capisco. Vabbè. Ovviamente è troppo forte, vero? Aspetta, forse conviene rifare il codice. Non so come avete fatto a vederlo. Infatti è uscito, bravo. Invitami tu, va. Avete i poteri astrali voi che potete vedere il codice. Dove l'avete trovato? Comunque, a parte questo, like, già lo sapete. La prassi è chiara. Devo carriere Ciccio. Bro, ma qua è l'ore che carri, amica io. Nuovi orizzonti. Ma che ti metto? Queste mappe non le conosco. Vabbè, metto anche un long range come prima. Ti metto però sto giro. Io non so neanche il meta, non so nulla, ragazzi. Sono andato a Torino al bootcamp di Humble. Che non so. A proposito di Humble, avete visto che oggi è stato annunciato il team per la Brawl Star Championship? Sempre se giustamente seguite un po' anche il mondo competitivo. Nel caso, mi raccomando, Instagram Team Humble, se volete andare a vedere un po' il team. Molto forte, molto molto forte. Non vi faccio spoiler perché se siete interessati dovete andare su Instagram. Oppure, vabbè, lo vedrete nei prossimi giorni. Ah, va bene Manuel, tutto chiaro. Allora, arrivati a questo punto. Occhio Edgar, pericolosissimo. Ok, non tanto in realtà, però grande lore, ho fatto fuori l'Edgar. Vabbè dai, in teoria penso si possa fare. Gadgetti, no, peccato, buttato. Vabbè, non penso che sarà questo il motivo per la quale perderemo. Ragazzi, quando c'è l'ore fa tutto come sempre, non è che... Novità? Ecco, abbiamo pure Z che sta fermo. Ma posso dire che non ci sono comunque problemi? Ma direi proprio di no. Giustamente va a pushare quello fermo. Chiaro, molto utile questo push. A posto, almeno una kill, grazie. Bene. Brawler mitico da gemmare. Bro, non so il meta. Se lo sapessi ti direi quello meta. Ma come ha fatto entrare? Ma com'è possibile? Ma che è? Ma dov'è che si vede il codice? Sì, Juan, sono ritornato da Torino. Vabbè, sì, sono quasi. Sus. Allora. Togli il non disturbare, please. Si vede sfocato. Bro, mi sa che devi alzare la qualità dalle impostazioni in alto a destra. Bro? 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 Ah, eccolo. Cioè, il codice... Ah, forse ho capito. Io non so niente. E fin qui c'eravamo. Ti carrio io. Guarda, dottore, per ora siamo talmente bassi che basta l'ora. Cosa che deve scrivere? Ma qua si vede il codice, zio. So, c'è una cosa, va, ho capito, mi dirà di mettere schermo nero, probabilmente. Lui scrive, ma mi dirà questo, già lo so. Lorenzo si chiama Level 1 God, infatti, perché questo qua è un suo secondo account. Nel principale, lui nel principale ha già finito, ragazzi, è già master. No, ma è giusto, nulla di strano. Allora, vi metto un attimo nero, perché sennò giustamente vedete il codice, in questo momento non posso giocare con voi. Vai, Lore. A posto, in teoria, ora non dovrebbero esserci più problemi. Ok. Bene. Mariposa Piper, sì, dovrebbe tornare, ma non so quando. Stavolta ti metto... Ma sempre bello. Ma sì, dai. Ah, quello lì non è il simbolino del coso finale? Pensavo fosse l'ultimo. Com'è? È master poi l'ultimo rank, no? Dopo questa mi sa che devo reccare. Nessuno è andato a sinistra? Ci vado io. No problems. E gli altri? Ah, ecco. E l'altro? Ok, un braccio va giù, buono. Ah, era qua in mezzo il bro. Ah, hai capito. Occhio. Ok. Buonasera Davide Scudella. Scudella. Ma tu giochi ancora a Brawl Stars? Che stai combinando? Scudella, alla fine assieme a Lorenzo c'era sempre quando si trattava di fare robe. Bene, quindi in teoria, ok, questa si recca. Vincita battaglie, graffito che non userò mai. Wow. Ah, mi sa che per la festa delle donne. A proposito di festa delle donne, ecco, potrei farci il video su sta cosa con i drop che sto prendendo adesso. Perché, non so se lo sapete, ma c'è sta robetta qua. Evento della community, un gioco da ragazze.
un miliardo e mezzo di eliminazioni. Maestrie boost. Proprio maestrie. Qua te le vogliono boostare tantissimo. E star drop leggendario alla fine. Vabbè, raga, già lo sapete che poi. Ah, più anche giveaway. 10 giocatori casuali avranno partecipato. Ok, questo qua sarà il video di domani. Lo registro per appena finisco la live. E che volevo dire? Ah, si devo registrare. Procediamo. Sì, bro, la festa delle donne. È la mia festa questa. Santuario. Santuario rapina. Santuario rapina. Santuario. Ma ti metto Spike. Si fa botta sicuro. Oddio. Mica tanto. No, Spike no. Ti metto. Guarda, vi ascolto sempre. No, ma poi non me l'ha consigliato neanche Lore. Va bene così. Grande Leonardo, grazie mille per questo abbonamento incredibile, ancestrale, supremo. Mi sa che sta partita non si gioca. Invece sì. Grazie, bro. Ok, ragazzi, eccoci. Ok, ragazzi, eccoci. Vincendo questa, dunque, si va a quello che è argento. Per ora partite molto easy. Poi, figurati, sto giocando con Lorenzo. Che a proposito, sempre lui. Ovviamente vi lascio il suo Twitter in descrizione. Passateci, che carria sempre come se non ci fosse un domani. Mi raccomando, un followino tattico al bro. Secondo me ci può stare tutto. Qua direi che per ora, vabbè, qualche dannettino è arrivato. Se riuscissi a prendere Lowry abbastanza velocemente sarebbe anche questo molto buono. Edgar potrebbe pusharmi addosso. O probabilmente no. Forse lo farà adesso. Qual è il tuo piano, Edgar? Illustramelo, creparci a quanto pare. Oh, occhio Enzo. Grande Lore, così bella sta super. Bello pulito proprio. Vorrei usare la mia super però sulla cassa. Se riuscissi a resistere un attimino non sarebbe per niente male come cosa. Qua Edgar non penso che riuscirà a passare. Di un pochino sì, però non, infatti non fa niente. Adesso vado a tirarmi la mia super incredibile di qua. Danni incredibili che stanno arrivando. Potevo evitare probabilmente di usare il gadget. Sì, direi che potevo. Non era il momento giusto. Pensavo lo massacrassero subito, invece era ancora full vita. Vabbè. Penso che non ci saranno problemi, no? Anche perché c'è l'Edgar che sta andando sulla cassa e in teoria dovrebbe vincere solo lui. 3%, 2%, 1%, infatti l'ho detto io. Molto bene, quindi abbiamo un drop epico. Non mi aspetto chissà che ricompensa astrale. Questo lo attiviamo, dai, ci può stare. Vediamo, usciamo e ci darà. Ah, poi questo qua è l'altro. Aspetta, no, questo qua mi serve per un altro video. Secondo droppettino, attenzione. Wow, un bel raro smonco, let's go. Che casino che è qua. Eccolo, epichino che... Oh, graffito di carne. Va bene. Ok, 47 miliardi di registrazioni a caso. È buono dopo 4 giorni essere MT1? Non ho idea. Se sono arrivato ad argento 1 io dopo 4 giorni, come faccio a sapere su di te? Ma proprio non ho idea. Questo qua è sempre quella dalla lunga. Qua ti vado di... Iris è un po' bassettina. Ti vado di Angelo, bro. Angelo mi ispira. Mi piace, mi piace. Ciao, Salomone. Tu sei quel Salomone, vero? Sì, quello dell'altra volta. Per forza. Qua in realtà con Angelo converrebbe stare mid probabilmente. Lo so perché ho visto il gameplay del Lorenzone che ancora vi devo pubblicare. E io so come se l'ha giocata lui. Lui stava mid. Però vabbè, in realtà dipende. Nel senso, Piper, Angelo, il concetto è lo stesso. Non è che... E niente, è proprio un massacro. È stato... Ah, voglio fare con gli... No, sì. Le grandi gioie. A posto, quello di mercoledì a posto, a posto. Bene. Allora, ricordiamoci che... Vabbè, tre vittorie. In realtà appena mappare riappiccio la rec. Che bottazza de culo, nei ricordi del 2018. Già. Non lo dico più. Ma che è sta mappa? Ma ci sono tutte mappe che non ho mai vista. È fatta apposta, giustamente, nuova modalità, mappe nuove. E Pearl, guarda, se mi dici te chi mettere, ti giuro. Hai letteralmente un punto in più di me. Ma come uno? Ma com'è possibile? C'è qualcosa che non va.
Sono mappe vecchie, non nuove. No, ma infatti questa qua me la ricordo. Quella di prima non l'ho mai vista su Foot Brawl. Questa qua c'ho dei vaghi ricordi delle vecchie sete di della vecchia, anzi sete di potere probabilmente. Allora, siamo su ricercati, per cui andiamo con calma. Belli cillati, Edgar fa di questo e va bene. Esploso malamente, 7-2. Io penso che anche questa, secondo me, si possa fare. Ma proprio, secondo me, Edgar, se mi salta, anzi, faccio, ti salto addosso io, tranquillo. Siamo anche un passettino dal overscam. Oh. No, bro, naggia che pelo. Bella, sta super. Io direi di fare overdrive, gadget, tutto. Tutto, tutto, tutto. Edgar è... No, troppo presto. No problem. Veramente molto complicata per ora ste partite. Molto tosta. Raxor care tutti, non penso. Vabbè, sta partita ho giocato... Ho fatto 5 kg, ok, però... Non penso di essere io colui che carica. Andiamo. Sono già mito uno in solo, buono. Cioè, buono, ripeto, io non ho giocato in sti giorni, quindi non so cos'è il buono, effettivamente. Prima con Larry, sì, ma non mi ha fatto impazzire. Ti metto Piper. Mettiamo Piper, mi piace. Ah, ok, buono, Scodella, bravo, bravo. Hai smesso di giocare, sei comunque più alto di me in tutto, beh, normale. Tu fai video live stasera? Sì. Però mostro solamente le partite che mi fanno avanzare di rank. O di sotto rank. Vabbè, per ora ti appoggio. Dio, nerf pocio. Sbroccatissimo pocio, ragazzi. Se riuscissimo a far sì che la torretta resista. Bello. Bella la torretta così. Fa una bella super, direi che ci può stare. Vabbè, abbiamo vinto. Molto bene. Molto molto bene. Grazie Leonardo. Anche tu sei un grande. Ma perché più 68? Ma in base a cosa ti dà il punteggio? Quando ho quittato avevo comunque 45k circa. Ed è ancora non ti ho superato. Ma guarda, sai che con Piper mi ci sono trovato bene. Te la riconfermo. Mi piace. Comunque in uno dei prossimi video farò un video dove potenzio tutti, raga. Cioè ho troppi brawler bassi. Ho un sacco di risorse, cioè i brawler bassi. Ma è da tipo un mese che voglio fare sto video. Solo che tra una cosa e l'altra l'ho sempre rimandato, però va fatto. Forza. Comunque ho già scoperto un gioco clamoroso, si chiama Tet Level Again. Oddio, tu giochi ad altro oltre a Brawl Stars da quanto? Grazie mille Pro Games, gentilissimo. Non dovevi. Oh, che è qua? Sono passati tutti. Oh, quanto è forte Piper che ricarica subito la hit. Guarda, è sbroccatissimo, zio. Ma questo non è il modificatore, è la sua... Che modificatore c'è? No, forse è il modificatore. Sì, è il modificatore, perché la sua star power... Cos'è che fa precisamente? Manco mi ricordo più. Vabbè, faccio di questo, va bene lo stesso, che distruggo il Beryl. Qua bombardo la... No, infatti, non c'è quel... Oh sì, non ho visto. Ma va bene lo stesso. Grande Pro Games. Un mio amico ha vinto una partita e gli ha dato più 3. Ma veramente? Ma come più 3? Guarda, mi va bene. Tanto vado qua e ti uso la super. Sempre si faccio... Ah, peccato. Ci sta. Raxor, dove pusho Spike? Ma in realtà Spike è molto versatile. Puoi pusharlo un po' dappertutto. No. Spike worka in generale nelle 3v3 è abbastanza usato. È un brawler magari non meta, però che funziona un po' dappertutto. Super, che ok, ha avuto il suo fascino. Io comunque, se ogni tanto mi ricordasse di usare il gadget, potrebbe essere carina come cosa. Ma siamo a rischio comunque di perderla. Non bene. Però adesso è il nostro turno attaccare. Se è il nostro turno, è il nostro turno.
Giustamente. Ok, abbiamo vinto, posto. Per un attimo brividino, ma no. Dimmi che non era questa la partita del coso? La prossima, ma è che bottarella di al pelo proprio. Ok. Drop finale, attenzione, altro raro per noi. Epico, addirittura, bro, impazzito. Beh, comunque è tanta roba oggi. Ends, graffito. Va bene. Non so sti cosi per cosa li metterò, davvero, però. Io improvviso. Quindi questa la recco. Lore, non puoi scrivermi. Non puoi usare la chat di YouTube, sennò si vede il codice. Sennò, beh, posso oscurare un attimo. Aspetta, vedo che mi ha scritto. Ma non mi ha scritto niente sto scammone. Andiamo, avvia la registrazione. Proviamo. Arraffa gemme su arco doppio, si rompe la mappa. E... ma se tipo ti mettessi Ambra? Beh, ti metto Ambra, bro. Ambra palese. E vado a destra. La strategia è questa. No, ma non è stato detto nulla di importante, tranquillo. Ok, andiamo avanti. Siamo a un passo dall'argento 2. Tra l'altro, a Raffa Gemme, prima volta che però, cioè, beh, per, nel senso, ho fatto tipo 7-8 partite, non è che abbia fatto chissà quanta roba. Però a Raffa Gemme ancora non c'era uscito e posso dire che forse era anche meglio. Sapete che io per a Raffa Gemme non è che c'ho tutto questo grande amore. Credo che esattamente l'Edgar ci possa andare giù e penso che qua ci sia ancora esattamente la Shelly che tante volte col gadget potrebbe essere interessante come cosa. Per ora centro preso, dobbiamo solamente far sì che codesto centro rimanga a noi. Ce la faremo, chiaramente le gemme tutte Lore le deve pigliare. Anche perché è il brawler più adatto. A sudare della sinistra, arca miseria, mi ha preso. Dynamite un po' particolare, non lo vedo proprio sul pezzo. Shelly ed Edgar, adesso che è tutto rotto, non mi fanno più tanta paura. Ma Dynamite sembra che stia facendo cose a caso. Non voglio prendere le gemme, devo aspettare Lorenzo, ragazzi. È lui che deve prenderle. Ecco, proprio... forse devo prenderle io. Il Dynamite non mi ispira per niente fiducia. Dynamite, ti prego, state calmo. Sì, ma lo andranno a massacrare adesso, palese. Faccio di questi, ok. Vorrei ancora che le prendesse Lore. Vai Lore, piglia, tutto tuo. Perfetto. Dovrebbe andare a 8, giusto? No, 11, perché ho fatto i conti malissimo. Vabbè, c'ha la super, dai, non dovrebbe avere, credo, problemi, no? E poi qua van dritti per dritti. Sì, in effetti qua per forza dritti per dritti. Non è che ci sia tanto su cui ripararsi o fare cose. Molto bene. Quindi adesso abbiamo il droppettino della Ranked. Ah, beh, beh, beh. Sì, chiaramente troveremo... che vuoi che troveremo? Un graffito, palese. O forse no. Potrebbe anche uscirci una skin. Quindi usciamo. Ecco qua il droppettino. Tocca... anzi, voi... avete lasciato like? Lasciando il like avrete boostato il contenuto. Vediamo un po', tocchiamo per aprire. Oh, no, mi sa che non l'avete boostato. Dai, ancora graffito, zi, ma che è? E niente. A posto. Andiamo avanti. Lorenzo, non solo non l'ho mai visto, non ho neanche mai sentito la sua voce. Io qua ti voglio mettere vivi. Anzi, Iris. I punti che ti do dipende da se sono tutti gli avversari, il loro rank, rende il nostro compagno, ho visto anche dei più zero, veramente? Ma è proprio un numero potenzialmente a caso. No, peccato, avrei preferito non giocarlo. Vabbè, ad ogni modo, ritorna alle casse, ma è una domanda o un'affermazione? Vabbè, affermazione non può mai essere. Ma considerando che su Brawl Stars Cina le hanno rimesse, potenzialmente potrebbero anche tornare da noi. Non credo, però se la funzionano, perché no? Però sappiate una cosa, se mai dovessero tornare non torneranno mai più come prima. Perché è cambiato il sistema, ci sono i crediti, ci sono un sacco di cose diverse. Quindi se le mettono potrebbero fare come hanno fatto in Cina, ovvero che ti danno molte meno risorse, però ti lasciano la stessa probabilità dei brawler che c'era un tempo. Gadget, star power. Quello ok. Però dal punto di vista appunto delle risorse è ovvio che deve essere meno. Se no sarebbe un po' sbilanciato. Chiaramente io lascerei sempre che sia Lore a prendere tutta la roba. Ma tipo per forza di cose.
tu, Edgar. Se tante volte ci andassi giù. Non è che sei pericoloso adesso, però meglio così. Qua posso farti di questo. Andiamo addosso al Dynamite. No, c'è il treno. E niente. Oh, proprio un posto giusto per usarla supera. Bravo, Raxor. Non potevi usare un posto migliore. Doppietta? Se manco uno ne prendo. Va bene. Tacchete, tacchete. E il bro si è fermato così. Ma dai, automira, perché mi ha sparato là? Non ho capito perché l'automira è andata totalmente da un'altra parte. Cioè, era fermo. Vabbè. Ho il raffreddore, in realtà mi è passato. L'ho avuto, è una roba veloce. Però, beh, c'ho ancora qualche rimasuglio, diciamo. Bella Fartrin. Contenuto della... Ah, però sto pushando sulle ranked, proprio. Facile, facile. L'obiettivo di stasera sarebbe arrivare a diamante. Anche argento direi che lo supereremo senza problemi. Vediamo da oro in su. Nascondiglio, considerando che si rompe tutto. Ma sai che te la trust volentieri. Ci sta. Sì, sì, sono ancora fidanzato. Melody non ti ricorda predisegni Smash Legends? Era un po' il design, sì, però più che Melody la skin di Colette. Perché giustamente Smash Legends era a tema anime. Skin di Colette dello scorso pass. O di due pass fa. Allora, Dynamike, non mi posso avvicinare a te. Occhiere, niente. Kill per loro. E invece no. Per ora niente kill per loro. Gadget qua ha senso? Sì, ha senso. Ti butto tutto quello che ho. Complimenti, Kit, ottima place. Edgar, giustamente. Beh, va bene. Clean. Pulito. Super, che potrebbe tornarmi molto utile contro il Dynamike. Oddio, però sono entrambi appiccicati. Però se vado adesso non credo sia male. Non ho fatto fuori nessuno dei due, però entrambi one shot, dai. Si può fa, ma proprio no. Ma tipo no. Vabbè, direi che comunque vinto. Shit. Bello il bombone sulla mia super. Cioè sul mio gadget. Posso andare indisturbato, grazie mille, fantastico. Ok. Bello, Dynamike. E direi che abbiamo vinto esattamente adesso. Ok. A post. Diamante 1 nelle ranked, mi conviene continuare a pushare, sto facendo quasi tutte con Fang maxato. Ma non è che... Allora, il discorso non è tanto conviene o non conviene, che poi, oddio, se consideriamo che ci sono i vari drop, è ovvio che conviene. Però, di base, tu dovresti giocare se ti piace, non se conviene o non conviene. Ma qua ti metterei... Mortis, ma che dici? Pazzito. Ah, ti metterei... Metterei... Ma se... Scamore. No, ti metterei... Chi ti metterei? Ti metterei Spike. Mi piace. Quando non sai che scegliere, Spike. No, più che altro mi baso sempre un po' sui brawler alti a volte. Quelli all'11 hanno quella cosa in più, ovviamente. Allora. Sparo tutto quello che ho e distruggo la Piper. Beh, oddio, più o meno sì. Forse più o meno che più. Più o meno che più. Ma la nostra Ems precisamente ha deciso che... Niente, il game lo passa lì. Ottimo gameplay, Ems, mi piace. Pulito. Ah, finalmente si è mossa. Aia. Se riuscissi a tirare una bella super... Ma è qua dentro? Ah no, è lassù, ok. Una bella super contro la Piper oppure contro il Dynamike là. Adesso perché deve per forza venire qua. E ok. A posto. E per ora andata. Ti piace il nuovo passo? Non mi fa impazzire la skin di Shelly, o meglio, la skin di Shelly è carina, però non mi piace come attacca. Però beh, non è brutta, nel senso. C'è di peggio, va, mettiamola così. Considerando che è del pass, però non è nulla di incredibile, ecco, mettiamola così. Se qua avesse usato il gadget poteva essere pericoloso. Ma ha fatto lo stesso.
un po' alto il volume del gioco. Ma non è possibile, è come sempre. È alto il volume del gioco? No, non può essere. O è alto, non è alto. O sono io basso. Potrei essere anch'io basso. Fammi vedere se il mic è come sempre. Il mic è come sempre. È giusto, se Scudella dice che è giusto, è giusto. Oh, che è uno contro uno, che è successo? Brividino qua. Rischiamo di perdere, secondo me no, considerando che invita Lorenzo. Infatti, un nome e una garanzia. 5-0, infatti. Oh, questa la devo registrare adesso. Cerchiamo di giocarla bene. Quella da vid deve essere proprio perfetta. Piana dello scam. Beh, piana dello scam ti metterei tranquillamente tic io. Su piana dello scam. Griff. Vai, poteva andare peggio, dai. Poteva mettere anche una shell il bro. Che oddio, se a volte su questa mappa si vedono dei mortis, quindi... Perché giustamente ci sono due long di solito, quindi uno prova a mettere mortis, no? E qua adesso Lorenzo dirà, ma che stai dicendo? Che dici, Fede? Ma quando mai? Rapina santuario. Rapina santuario... Ma io ti vado con Piper. Me l'ha rubato. Ti vado con... Ti vado con... 8 bit. Ma sai che 8 bit te lo trust? Grazie, Emanuele. Tutto bene, tu ora siamo a buon passo, dai, stiamo andando, ci sta. Ok, raga, procediamo, vincendo questa siamo ad argento 3, 2, 4, 7, non lo so. Siamo ancora su questa app, se non mi sbaglio l'abbiamo già vista prima. Se io qua riuscissi a prenderla super velocemente sarebbe tipo strabuono. Vi devo dire, lo start non è neanche male, il Dynamite è leggermente pericoloso, ma forse non così tanto da far sì che... Potevo rompere i vasi, non so, per me quei vasi non si potevano rompere. Ci ho pensato. Vabbè, fatto sta che la super effettivamente c'è. Il Frank problemi non ce ne va a dare. Qua di butto sta super ancestrale. Non Edgar me la romperà subito. Però, oddio, forse no. Mannaggia il Frank che si è messo in mezzo. Com'è giusto che sia, eh. Se non tanca lui, chi deve tankare? Qualche dannettino sta entrando. E direi che non è male. Edgar, se non saltassi qua, ti giuro sarebbe tipo fantastico. Ma non saltare, infatti va bene, bro. Adesso che one shot, proprio ottima mossa. Vabbè, direi che anche questa in teoria dovrebbe essere vinta, ragazzi. Non mi sembrano proprio dei pro player quelli contro, ecco, mettiamola così. Dritti per dritti e passa la paura. E infatti eccoci qua. Quindi abbiamo un altro drop delle ranked. E sarebbe carino qualora qua uscisse qualcosa che non è un graffito. Non mi sembra di chiedere così tanto, no? Sapete, Pling, qualcosa che non c'entra con i graffiti. Intanto donation. Niente, mannaggia. Vabbè. Ciao, come va? Ciao. Ranked siamo a buon passo. Arca miseria. Perché non sto ancora sculando? C'è gente che ha trovato skin a bronzo 1. So anche alcuni di voi della chat, palese. Con tutti quelli che siete, ovvio che c'è chi ha sculato nel primissimo drop. Arco doppio. Gin. Quindi devo prendere le gemme io. Giustamente. Grazie, Vartrin. Allora. Pelli centrali. Cerchiamo di giocare chill, ovviamente. Ecco, appunto. Ma che dolore pazzesco. Là. Allora, ci pensa Lore. Bravo, Lore. Boh, ha preso per ora due gemme, ci può anche stare, non è una tragedia. Non ho visto il modificatore, ma credo che sia quello della mappa che si rompe. Che poi... Aspetta, se io lo colpisco si dovrebbe ricaricare la velocità della luce il colpo. Non ho visto su TikTok in sti giorni, a meno che non è stato nerfato. Io direi che il modificatore è quello dei colpi, però mi sembra che non sia così sbroccato. O mi sbaglio? Vabbè. Modificatore c'è? Non l'ho visto. Sì, l'hanno nerfato. Se è quello, ok. Però non sono sicuro ci sia quello, non ci ho fatto caso.
Però sì, mi sembra che si ricarichi. Sì, sì, è quello, ok. Era una mitragliatrice, Dynamite, non c'aveva proprio senso. Può non scammare proprio ora, bravo. A posto. Grazie Edoambro, non so se sei ancora in live. Grazie mille a tutti, tutte le donation su TikTok, ragazzi. Non vi leggo su TikTok, se volete essere letti venite su YouTube. Edgar con il modificatore colpo in canna è broken. Beh, però adesso che l'hanno nerfato. Con Gine colpi praticamente. Però se è nerfato, a me non mi sembrava di avere. Si ricaricava tipo mezza attacca. Questa tipo è classica, è ok. Anche con nella versione classica mi consigli Gin loro? Direi di sì. E dov'è che sta qua? Pocio. Nerf Pocio. Anche nerfato. Grande scodella. 11 a 6 anni, assai. Ora ha deciso di star fermo. Anche nerfato, setti con i colpi piccoli. Però prima era una mitragliatrice. Adesso anche se colpisco non è così tanto veloce. Mi è sembrato di vedere. Ragazzi, è troppo forte Pocio. Oddio Pocio, fermatelo. Posso prendere le gemme? Ok. Ci invertiamo di ruolo, Lorenzo, lo so. Se me lo dici così, invertiamoci. Guarda quanto è sbroccato Pocio. Brawler più forte del gioco. No, 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 ferma, ferma, impazzito, non ci provano. Grazie Pocio. Guarda, forse meglio così. Potrebbe arrivare da qua sotto, palese, infatti. Però se ci va giù, anzi, prendo la gemma e chi si è visto si è visto. Ragazzi, il nostro boss è troppo forte. Un animale. Bene. Oh no, era impazzita. Non ci trova. Ok. Molto bene. E anche questa c'è. Io sono di avanti e uno non riesco ad andare avanti. Vabbè, è normale. Calcolate che dal momento in cui stallate vuol dire che avete raggiunto il vostro livello. Nel senso, qua non è come nelle coppe. È come la PL di prima. Se volete giocare per salire, dovete migliorare la vostra skill. Non vi basta cambiare il brawler. Piana dello scam. Si va di nuovo con Tick. Passa la paura. Oddio, aspetta, però c'è questo modificatore. Non è stata una grande idea. Vabbè, per il momento va bene, siamo bassi, dai, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sti casi meglio mettere tre long range. Anche noi che abbiamo una Shelly. Sicuramente meglio Tick che Shelly. Però anche dall'altra parte, dai. Va bene, va bene. Ti butto tutto quello che ho. Prima che si rompa la mappa dobbiamo vincere, riga. Palese. Come faccio ad avere skill? Bella domanda. Vabbè, intanto devi conoscere il meta. Nel senso, quali sono i brawler che funzionano di più. E anche sapere quali brawler. Cioè, qual è il brawler che countera. Quale brawler. Nel senso, capito? Chi è il counter e chi è il contro counter. E questo ti serve anche per capire su quale lane andare. Ecco, anche le lane, rispettarle sempre. Mid, lane, cioè il lato. Oppure anche il fatto di capire quando è il momento di switchare. Sono tutte cose che si imparano con l'esperienza. Non è che dall'oggi all'indomani lo capisci. Nel senso, anch'io su queste cose faccio molta fatica. Però sono quelle cose che ti rendono effettivamente più forte. Solamente per una questione di movement e scelta decisionale. Non per forza abilità proprio delle dita, mettiamola così. Poi, beh, chiaramente il saper doggiare, il saper mirare, queste cose fanno parte della skill pratica, no? Effettiva. Sono tutte cose che messe insieme fanno la differenza.
o no, Lorenzo? Questa forse è meglio reccarlo. Tipo, Lorenzo è uno che sa giocare un po' sotto tutti questi aspetti e sia bravo con le skill del gioco in sé per sé, ma anche del meta, di tutto, insomma, 360 gradi. Pit stop. Brock, vai. Non so se mi sono spiegato. Vabbè, chiaramente giocare tanto fa sempre da padrone, certo. L'esperienza è quello che fa sempre di più, riga. Procediamo, non so se vincendo questa andiamo avanti di categoria. Fatto sta che se la state vedendo, in teoria sì. Quindi siamo su Rapina, su questa mappa che ancora oggi non l'avevamo mai giocata. Qua sarebbe molto carino prendere una bella super, oppure anche che l'Edgar vada a fare questi bei danni. Tu precisamente, Benny, dove andare? Non ho capito. Prova, che stai a fare? Qual è il tuo piano? Poi senza torretta, oddio, potevo anche lasciarla, non è che ci desse così tanta noia. Però va bene così. Qua ti tiro una bella super ancestrale. Volendo posso anche saltarti in mezzo col gadget, ma per ora non è necessaria come cosa. Oddio, però adesso che stiamo per vincere direi che assolutamente ha senso. Questa proprio chilladissima. Vediamo un po' se effettivamente... Più 30, ma che è più 32? Questa tagliala. Più 32. Io sono più forte di Lorenzo. È vero, ragazzi, in realtà sono io a carriarlo. Vero. Piana dello scam. Ah, qua c'è il modificatore questo, quindi non ha senso mettere tick. Ti metto un long piper. Bene, raga, procediamo. Siamo su ricercate. Vincendo questa si va avanti. Non so dove sto perdendo il colpo. Ragazzi, procediamo. Vincendo questa si va avanti. Non mi ricordo dove sto perdendo. Ho perso anzi il segno. So solo che in questa mappa si spaccia tutta una certa. Per cui, secondo me, prima riusciamo a far sì che i nostri avversari ci vadano giù malamente, meglio è, a mio avviso. Tu, Edgar, precisamente cosa vorrei fare non si sa. Però, tanto, noi ti difendiamo. Se poi tante volte riuscissi a dare un colpettino di grazia, non sarebbe male. Tipo contro il tuo bro Edgar. Ecco, bello, molto coordinata come situazione. Va bene. Piacemi, come mi piace, piace, piace bellissimo. Zaccate, zaccate, automira, passa la paura. Super incredibile, penso che non darò il colpo di grazia a nessuno. In realtà l'Edgar c'è riuscito a cascare. Però, vieni qua Edgar, dov'hai? Perfetto. La mappa si è spaccata del tutto. Purtroppo non siamo riusciti a vincere in tempo. Ma ovviamente, arrivati a questo punto, non cambia assolutamente nulla. Anzi, basterebbe soltanto la Piper e... Dai Piper, piace. Vabbè, anche lo Squeak va bene, non c'è problema. A posto. Arrivati a codesto punto, sia... Niente, questa è pure da tagliare. Guarda, meglio così perché non mi è piaciuta. Anche se, beh, non era una brutta partita, però. Per come l'ho commentata, non mi è piaciuta. Ce la fa. Un Brawler Stadium, Angelo. Angelo, Angelo, Angelo. Bea. Vabbè, andiamo a dire Bea, che forse Angelo l'ho messo prima. L'ho messo prima, non mi ricordo. Non mi ricordo. E dunque, raga, procediamo. Siamo di nuovo su questa mappa. Che poi dico di nuovo, ma magari nel video non ve l'ho messa. Fatto sta che vincendo questa si va forse a oro. Beh, non ne ho veramente da morte. Si vuoi fare impazzito questo. Dov'è che vuoi andare di preciso? Molto pericoloso Mortis su questa mappa se passa. Oddio, in realtà qualunque brawler se passa è pericoloso. Anche perché nel centro poi è tutto aperto. Non ci vuole niente a far gol volendo. Tant'è vero che Lorenzo il gol lo fa, vi ho detto io. Comunque, ricambia quando il like, lo so vi stavate dimenticando. È normale, tranquillo, ve lo ricordo apposta. Tu Mortis, non hai capito che... Non è che ci puoi riprovare come prima. Che oddio, anzi prima alla fine non ha neanche provato nulla. Abbiamo vinto, entrerà. Ottimo. Sta mappa è proprio velocissima. Mi piace un sacco per come è strutturata. Siamo ad oro, let's go. Mitico, drop mitico. Anzi, drop mitico dunque. Che ci va a dare di interessante? Adesso lo scopriamo. Secondo me... Oddio, secondo me è una bella skin. Guarda, guarda, fate, guarda la skin, guarda la skin. Una bella skin questa. Ok. Procediamo. Lore è un pro, vero? Qual è la mia skin preferita? Sono tante belle, però quella, diciamo, la mia prima vera preferita è stata Corvo Fenice. Che infatti anche nel profilo è proprio segnata là, nella parte di sinistra.
Nuovi orizzonti, ti metterei K.O. Ma sai che ti metto Dynamite io? Ma sai che sì. Però devo mettere il gadget. Non c'ho il ghia, non c'ho niente. No, va bene così. Sì, sì, ci sta, ci sta. Mi sa che... No, Ronaldo l'ha selezionato, bravo. Air Cristianos. Stecca guardia. Oddio, qual è stecca guardia? Manco ce l'ho presente. Stefano, in uno dei prossimi video lo farò. Anche perché sennò qua non vado avanti nelle ranked da una certa. Ma guarda che bello sto gatto. No, non ho preso nessuno. Ok, perfetto. Fuori uno. Arrivati a codesto punto, posso farti di questo? Dico, ok, la penna ci va giù, ottimo. Manca solo Fang. Facciamo sì che non prenda la super, che non è male come cosa. Io la mia me la tengo, ovviamente. Buono. A posto. Lo so che sono pieno, raga, ma ho detto, in uno dei prossimi video arriverà. Buona. Bello. Clean. A posto. Bello, veloce, indolore. Skin di Piper, non lo so quando esce. Hanno detto che esce, però quando... per me è un mistero. Però, conoscendo Lore, lui potrebbe sapere anche questo. Lui sa tutto. Questa è classica, quindi ti vado di Ambra. Dov'è qua? Che al 9 anche lei, non è che sia tutta sta grande roba. No, non ce l'ho io Piper Mariposa. Le skin non sono il mio campo. Strano. Non me l'aspettavo questo. Grazie, Soggiu. Molto carino il fatto che abbiano messo questa personalizzazione della ranked, anche coi suoni che cambiano andando avanti. Sono molto curioso di vedere quando sei bello alto com'è. M'ha fatto malissimo il Colt, però sono vivo e quindi vabbè. Annaggia! Ma perché c'era il buzz qua? A sinistra non c'è nessuno, quindi. Molto curioso come cosa. Allora, io farei... Lore, switchiamo che è meglio. Bravo. Ah, non lo prendo. Ok. Con molta calma, ragazzi. Buzz non penso possa far tanto. Ok, e in teoria... Oddio, in teoria se ci va giù Larry dovrebbe riuscire a prendere Lorenzo tutte le gemme, ma attenzione che il Buzz mi fa parecchia paura. Meglio buttarlo giù il bro. Attenzione, no, no, fermate. Ok, posto. Bene. Non dovrebbe... No, non ce la fanno, non ce la fanno. Quanto ha speso Gigi su Brawl? Troppo. Veramente troppo. Ma calcola che anch'io non è che abbia speso così poco, però Gigi è il king delle shoppate. Io avevo fatto il conto... Vabbè, anche se quando ho fatto il conto io era un'altra storia. Che era sull'account, vabbè, no, non ha senso. Però sì, un millino l'avrò sicuramente speso. Leon. Tra skin e tutto, delle varie offerte, anche perché io ho shoppato anche su altri account, ma quando c'erano le box per farci i contenuti, no? Quando magari c'erano le offerte, le shoppavo. Bei momenti. Ma perché poi Leon qua? Io neanche ci ho fatto caso, ho trastato... Vabbè, in realtà ci può anche stare volendo, però... Avrei preferito usare un long range. Ma va bene così.
Cosa ne penso delle skin mecia? Ma sono carine, però secondo me quelle di corvo e boh sono le migliori. Anche questa acqua di leone non è brutta, però mi piace solo quella verde. Fermati, Edgar, dove vai? Impazzito. Vai, Chico, il tuo momento. Una bella super incredibile. Mi bobo dritto per dritto. Sì, ma anche tu, ti giuro, un genio. Là. Bene. Più 93. Non penso che con la prossima si va oro 2, dai. O lo dovrei per sicurezza registrare. No, ti prego, mi rifiuto su sala giochi rustica, ma grappa. Vorresti tornassero le box? Cioè, nel senso, per quel che riguarda il gioco in sé per sé, non sono necessarie in questo momento. Però chiaramente le box, assieme agli star drop, creano content. Quindi se tu puoi crearlo in parallelo tra box e star drop, non sarebbe male, ma solo per questo. C'è già tanta roba, perché mettere le box in questo momento? Il dubbio registra. Nah. Sono sicuro che non salirò. Se dovessi salire, fa niente. Anche perché sono troppe parti. Anche è vero che dura un poco. No, ma gioco chill, cerco di non fare troppi punti. Scegli maledetta e fatti colpire. Ah, già te. Per ora prendo io. No, sto facendo troppe. Ah, grazie Lore che l'hai killato tu. Cerco di non prendere più gemme ora che... Meglio che ce l'abbia sempre la Piper. Ecco, tipo anche qua, su Raffa gemme. Le gemme deve prenderle innanzitutto un brawler prestabilito, cioè quello che va mid. E chi è che va mid? Non è che puoi metterci una Shelly mid. Mid ci metti un brawler tendenzialmente che spara da lontano perché deve mantenere le distanze. Oppure un brawler che può scappare quando ci sono situazioni pericolose. Piper è perfetta per questo contesto perché con la super ti scappa via e spara anche da lontano. Una Shelly non puoi metterla a prendere le gemme. Quindi anche questi dettagli. Oddio, 5-1, ti prego non dirmi che... Più 75, let's go. Ma quando ho fatto 5 kill? Vabbè. Va bene. Ancora sta mappa tutta aperta. Allora, un po' di varietà. Ti metto a sto giro... Bea. Mi piace, prima non la stavo utilizzando. Va bene, va bene. Lorenzo in un team? No, però secondo me potrebbe anche... Cioè, se intendi proprio eSports serio, secondo me potrebbe entrare da qualche parte. Come prima esperienza, secondo me qualcuno lo prenderebbe. Riga, procediamo. Siamo oro 2, oro 3. Io vado avanti, vinciamo. Quello che è... No, ma in teoria dovrebbe essere oro 2 se vinciamo. Quindi ci starebbe il droppettino delle ranked. E nel droppettino delle ranked, secondo me, sarebbe ora trovare la prima skin. O sto chiedendo troppo? Secondo me non sto chiedendo così tanto. È giusto. Se c'è chi ha sculato a bronzo 1, perché non dovrei sculare a oro 2, no? Domanda molto interessante, ma tra poco avremo tutte le nostre risposte. Ad ogni modo, per ora cerchiamo di vincere. Ma sapete che andando di automira, secondo me, è più forte? Essendo che è tutta aperta nel centro, molti vanno dritti per dritti qua. Occhio. Beh, gadget ci sta tantissimo qua. Ok, vediamo se è col bull. Bello, il bull lo prendiamo così. Gli tiriamo tutto. No, non volevo usare la super, mannaggia. Beh, va bene lo stesso, dai. No problem. Potrebbe forse riuscire a fare gol qua. Rimbalzino astrale che non va a segno, peccato. Però non sono spaventato. C'è il nostro... non c'è dei slot. Vabbè. Sono diamante 2, ho trovato 0 skin, mi dicono dalla chat. E vabbè, allora mi devo aspettare 100 di bling nuovamente. A quanto pare. Comunque questa qua per ora partita più sofferta. E comunque quelli contro non è che siano dei fenomeni, nel senso... Siamo noi che stiamo sbagliando tutto perché siamo dei bottazzi incredibili. Però il gol arriva, ottimo.
Bene, e dunque, eccoci qua. Oro 2 fatto. Dai, ho detto che volevo arrivare a diamante. Secondo me a questo punto si può fare senza grosse pretese. Ma il droppettino, così, subito diretti. Ma è proprio bling rispetto a prima. Ma che sbocco. Any end. No, Sfoggy, non ho la Play perché il mio PC è più potente di una Play 5. E comunque non gioco a nulla, gioco solo a Brawl. Ma... ah no, Lucas, non so perché mi sembrava di aver letto Fabio Mela. Cos'è che è uscita? Brawlcana? Ma Brawlcana... Brawlcana Colt. Mm. Te la trasto. No, però io andrei con Brock, quasi quasi. No, ti metto Brock, sì, con Colt faccio sbocco. Non ho neanche la Switch, non ho nessuna console, ho solamente un PC e un iPad. Non ne ho bisogno di... oh, beh, oddio, se vuoi le esclusive, nel senso la Switch può anche avere il suo senso, eh. Però di una console quando hai un PC da gaming obiettivamente è un po' inutile. Allora. Comunque vi giuro che per ora non ho idea di quanto possa durare questo video, perché sembra, ma ho messo diverse partite, però tendenzialmente abbastanza corte. Beh, lo scoprirò. Ma fatto! Level 1 God è in gruppo con me, grandone. È sempre in gruppo con me quando gioco in team. Quando soprattutto faccio anche dei rank, ce l'ho sempre con me. No, ma... ah no, che... ma che cos'è? Ma c'è stato un... cosa? Non ho capito. Ma mi ha tirato con la super, però il da... ah, Lorenzo mi ha rotto, ecco cos'è successo. Sì, ma io non ho fatto questo. Io ho tirato la palla normalmente e poi con la super... cioè, e poi, sì, poi ho tirato la super per spaccare. Non so cosa è successo, va bene così. Però io le cose le ho fatte bene. Volevo tirare super per spaccare, riprendere il pallone e fare gol. Però lui no, mi ha tirato con la super. Ma io non ho usato la super. Non so se mi sono spiegato. Penso di sì. Azbin Hotel, ma che è? Sì, gioco da iPad. Allora, nascondiglio con questo, ti metto... Piper. In realtà è venuto meglio così. No, 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 ma infatti. Però non capivo, perché io ho visto che ho tirato con la super, però non avevo rotto il muro. Poi dopo mi sono reso conto che sei stato tu col bombone. Non ci avevo fatto caso. Fino a quando faccio un gol è tutto giusto. Allora. Comunque è pazzesco il fatto che Edgar lo usino tutti, quasi sempre, o dalla nostra parte o contro, c'è sempre sto Edgar. Brawler sempre ultra gettonato. Anche questa, se posso dirvi la verità, mi sembra che si possa vincere senza troppi problemi, dai. Per come è iniziata. Potevo evitare di usarla sopra adesso, ma nel dubbio, 4 stelle, meglio non regalarle mai. Meglio recuperare la vita, va. Anzi. Nah, ma che recuperi a fare la vita? Olè, olà. E olà. A posto. È il brawler meno skill. No, ma non era questo il contesto. Cioè, io ho ipotizzato che fosse così tanto utilizzato perché è il brawler main forse di tantissime persone. Dato che qua si usano i brawler livellati. Oddio, questo qua non l'avevamo ancora visto oggi. Ma aspetta, ma non ci vorrebbe un Frank qua, tipo? Ma che è? Me lo consiglia lui, no? Perlo, ok, però... vabbè. Quindi quello con più vita è Perlo. Domani lo guardi il qualifier? Perfetto. Oh, domani... qualcosina guardo. Sì, ma non tutto. Cioè, sicuramente guarderò Humble. Sono curioso. Questa è partita classica, ti vado con Tick. Nita. Ma perché Nita?
poteva andare peggio. Ah, Giacomo, siamo a oro 2. Sì. Pium pium pium. Allora, io sto qua, tranquillo. Spensierato. Madò, tutti centrati. Madò, ma che è? Oh. Così proprio. Va bene. Quando è che il livello dei player inizia a essere un po' altino? Penso sopra il diamante, dai. Dal diamante in poi in teoria dovrebbe farsi interessante la situa. In teoria. Poi non lo so. Faccio di questo. Ad ogni modo penso che, vabbè, live possiamo andare ancora un po' avanti fino alle 10. Però nel video, boh, non lo so. Vediamo. Se il colt ci va giù, no, non vinciamo ancora. Però se ci va giù l'ambra, sì. A posto. Quando sarà in sede Humble? Ieri. Ero ieri, l'altro ieri e l'altro ieri ancora. Ok. Grande, Massimo. Verso mito iniziano a essere... Vabbè, che poi dipende sempre dal livello del singolo player. Magari a te, a mito, per me già diamante, sembreranno fortissimi. Potrebbe starci. Ring dello scam. Oddio, non è che sia stato. Vabbè, starò centrale. Ma oddio. Potevo mettere di meglio in realtà. Dovevo stare con Larry e Lori con sta mappa. Centrale può aver senso, ma sì. O mi sbaglio. Ho scoperto dove volevo fare una foto con te. Prossima volta, bro. Cerco di fare la storia quando sarò di nuovo là. Tra qualche mese. Lane. Vabbè. Ma c'è un lag incredibile. Mi spara dopo 20 anni, bro. Ma che è? Guarda. Madonna. Ma che è sto sbocco? No, in realtà ci stava anche lane. È anche vero che contro sti player è ovvio che va bene anche lane. Nel senso, direi che potevo stare mid lane, potevo stare dovunque, sarebbe andato bene a priori. Oh, però occhio che livello di percentuale. Loro non mi stanno minimamente calcolando. Però a livello di percentuale non è che stiamo andando così tanto bene. Ma no, mi spara dopo 20 anni. Mamma mia, che sbocco. Dov'è? Ah, se n'è andato. Solo la partita che lagga, vero? Sì. Sì, direi che live non mi state scrivendo nulla, perciò. Guardate dopo quanto mi sparo. Quasi un secondo dopo. Ah, ma è giusto, nulla di strano. Va bene, per carità. Ma questa dovevo reccarla? Oddio, forse sì. Ah no, ok, adesso devo reccare. Meno male, perché mettere sta partita, cioè, è inguardabile proprio, madonna. A me non lag. Ma com'è possibile che stiamo in Italia entrambi? Vabbè, Rupe di Bell. Chiaramente su Rupe di Belle metti Angelo. Mi sembra giusto. Procediamo. Siamo su KO. Vincendo questa si va a oro 3. Oro 3 è... cos'è? Non è drop leggendario? Oh sì, non lo so ragazzi. Adesso lo scopriamo. Ma qua intanto subito con il gadgettino faccio di questo e ok. Anche se vabbè, stay hit a vuoto non è che servono a tanto senza veleno. Beh, bella performance, stanno fermi nel centro, va bene. Vabbè,
ad ogni modo, anche questa, per come è iniziata, secondo me si può vincere. Secondo me, magari non sarà così, però posso dire che secondo me è così, bellissimo qua, bello. Abbiamo anche preso la super, vediamo se riusciamo ad avvelenare i nostri bro contro. Sì, Larry, esattamente così, però non era un colpo avvelenato, forse sì. Vabbè, ragazzi, giocate veramente pazzesche. Più si va su, più in realtà si va giù, a quanto pare. Ma a noi sta bene, ed eccolo qua, l'oro 3. E... ah no, ma c'è un altro... no, come... ah, ma c'è ancora sto... ma come c'è ancora sto... fatto male i conti, non so, vabbè. Ad ogni modo, saranno ancora bling, dai, palese. Dai, ma che è 100 bling così? Dov'è che si vede qua? Ah no, certo, perché questo era oro 2. Cioè, no, era... no, aspetta. Ah no, certo, in realtà questo è oro 3, è per la promozione, ok. Perfetto. A posto. Bene. E chi te lo dice che sta in Italia? Ah, non stai in Italia? Sarebbe una novità per me. Allora, miniera... miniera dello sbocco, va bene, Piper. Perso una partita e mi ha levato 150. Ah, non bene. Sì, sto in Italia, ma sei un burlone. Fai mi trolli? In Ubruller Stadium ti consiglio anche Bonnie, è molto forte in football, soprattutto se la mappa è aperta. Bro, in questo momento qualunque brawler io metta sono tutti forti. Sì, ora vado a centrale, tranquillo. Ma è che dolore pazzesco. Arriverò prima io al treno, prima io al treno, prima io al treno. Brividino. Allora, qua devo prendere le gemme, ovviamente. Quindi cerchiamo di non creparci. Là. Là. Leon, devo prenderla super, ragazzi. Se me la tira contro... è un problema. Ok, a posto. Cerchiamo di tenerla sacra, sta super. Perfetto. Usiamola adesso. Non è che sia stata proprio una grande mossa la mia, eh. Fino a quando siamo vivi e beceti, ok, però. Non mi avvicino troppo. Infatti era qua Leon. Fatto bene. Va bene, tanto sono nel nostro spawn. Piace, Dick. Mi ha vinto? In teoria sì. Teoria e pratica vanno sempre a braccetto? Assolutamente no. Guardalo Lore come va nello spawn avversario con la super. Bro, un pazzo. Pazzo fuori legge. Vabbè. Mi ha mandato la richiesta l'80k WinTrader. Ma in realtà il club presto subirà dei cambiamenti, perché... no, non so se posso spoilerarvelo. Diciamo che l'obiettivo è fare 3 club di Humble, tutti e 3 primi in Italia. Però ovviamente dando un incentivo a quelli forti di entrare da noi. Dando dei premi. E qua ti metto... ma in realtà prima con Dynamite siamo andati bene, lasciando Dynamite. Ah, ce l'ha già lui. Ti metto... a Brock, dai. Interessante. Sì, Lorenzo, lo so. Mi piaceva di più il brawl di prima a quello di ora. Ma cosa intendi di preciso? Perché il gioco è sempre lo stesso. È cambiata la ranked, ma... alla fine il gioco è quello. Ponte, ponte, ponte. Daddy mi propone Edgar. Ti metto bello. Prima ho fatto letteralmente touchdown, ma sei un mostro. Se la domanda è preferisci le ranked o PL, per ora ti dico le ranked. PL non mi piaceva proprio, ma secondo me la cosa di PL è che non c'era l'incentivo.
sì, la skin che ottenevi con i 60 round vinti, però secondo me avere i drop fatti così, dove ogni tot ricevi roba, anche se vabbè, la maggior parte delle volte ovviamente c'hai roba a sbocco. Poi beh, anche i modificatori danno un po' di varietà al gameplay, e secondo me ci sta così. Rispetto alla PL lo preferisco. Per il resto, appunto, il gioco è sempre quello, quindi... Vabbè, io prendo la torre. Non faremo chissà quanti danni, però... Mica li butti, no? Aspetta, gadgettino. Là! Vado bellissimo, l'ho colpito così. E abbiamo vinto. A posto. Black, purtroppo non c'è ancora l'icona di Humble perché non siamo mai arrivati al mondiale, ma per un passo non ci siamo arrivati per due volte. Questo sarà l'anno giusto. Abbiamo un team molto molto forte. Sì, esatto, neanche sbloccavi la skin, ma la possibilità di shopparla, certo. Oltretutto, se magari ti dava direttamente la skin, aveva anche più senso, ma cioè la possibilità di sbloccarla sì, è un po' sbocchevole come situazione. Ti metto a sto giro... Boh. Mettiamo, dai. Mi avrei messo Brock, mettiamo. Va bene. Cosa fa la Super D-Bell? Praticamente la Super D-Bell è una sorta di indebolitore. No, non mi piace come termina. Praticamente colui che si subisce la super subisce più danni fino a quando non ci crepa. Ogni volta che lo hittiamo, ogni volta che lo hittiamo, anziché subire tipo 1000, se è stato colpito dalla super prenderà 1300. Detta proprio in termini semplici. Maledetta scimmia. Beh, Viper non si fa vedere. Miku invece sì. Qua un po' il brividino, eh. Sarebbe buono se prendessi la super da buttare su me stesso per quando mi pusha amico. Lui scappa così, va bene. Ah, c'è solo amico. Beh, allora si fa. Mappa un po' sbocco, troppi muri. E dai, fatti colpire. No. Guarda, gadgettino adesso. Ma troppo presto. Veramente troppo presto. 20 anni prima l'ho usato. Un po' pericolosa la situa, ragazzi. Annaggia. Che rank pensi di arrivare? Ma stasera mi accontento di arrivare a diamante, considerando che siamo oro 3. In teoria se può fa. Non se la sta gestendo male il Miko. Penso il player più forte che abbiamo incontrato stasera. Infatti se buttiamo giù lui abbiamo vinto praticamente. Là. Sto zitto perché qua siamo in tryharding mode. Ma no, sono un po' preoccupato da sto amico. Mannaggia lui. Ok, vabbè, per ora faccio così. Abbiamo perso. Mannaggia, oh. Prima sconfitta di stasera. Beh, meno 49, ohia. Vabbè, giusto, prima o poi una sconfitta ci voleva, nel senso, non è che cosa abbiamo fatto un'ora senza mai perdere, va bene.
Quando vedo sul canale di Calisthenics? Bella domanda. Vorrei fare a breve un video per aggiornare un attimo la mia situazione, dato che alla fine quel canale è anche un po' un diario per me, quindi ci sta. Vabbè, a parte quello, Lorenzo, però perdere è perdere. Stumble Guys nel sì, adesso è nel dimenticatoio. Però chissà, magari anche quello un giorno ritornerà super mega virale. Bian centrali, direi che ci può stare assolutamente. Grazie Lore. Grazie Beryl, mi raccomando, mettiti in mezzo. Beh, tipo questa qua per ora mi sembra molto tranquilla, ecco. La vinciamo senza subire danni, direi palese. Mech in laggata, ok. 1000 like rank leggende. Magari bastasse raggiungere 1000 like. Ma perché sta laggando? Va proprio a scatti. Lo vedete anche voi, direi di sì. Cioè non è il gioco, sembra quasi l'iPad. Beh. Quante partite pensi di giocare per arrivare a diamante? Beh, considerando a che punto siamo adesso, direi altre massimo 5. O no? Direi di sì. Stam coso brawl, qua ti metto perla. E se io ti volessi mettere invece... Ma trastiamo Lorenzo, ma sì. Se lui dice perla, devo mettere perla. Consigli per fare moneta. Ah ragazzi, per fare le risorse del gioco, nel senso basta che fate quello che il gioco vi mette a disposizione. Quindi ecco, una cosa non scontata sono le maestrie. In realtà le maestrie, se tu fai tutti i brawler, nella parte iniziale della maestria ci sono solo risorse. Per il resto, vabbè, giocare le missioni, il pass, quello c'è. Bello sto tiro, Diego, mi è piaciuto. Dai, ti prego, bro, ma veramente... E niente. Ok. Sì, maestria assolutamente. In realtà anch'io dalle maestrie devo andare a riscattare un sacco di roba. Potevo evitare di usare adesso l'overdrive. No, in realtà va bene, dai. No, no, va bene, va bene. Ci può stare, a posto. Vai, Diego! Finalmente, bravo. Se io vado nella lista dei brawler, penso di avere nel tasto delle maestrie un sacco di luce attorno. E infatti, guarda, tutti sti brawler hanno la lucina. Rosa non l'ho ancora fatta. Tutti. Cioè, devo riscattare da tutti i brawler qualcosa. Guarda, letteralmente. Praticamente, se vado a riscattare tutto quello che c'è da riscattare dalle maestrie, probabilmente mi farò tipo 15.000 di oro e uguale per i punti energia. Palese. Arco doppio. Ambra, non mi piace. Angelo. Francesco, oggi non gioco con la chat. Quando farò dei video esperimento nell'app sviluppatore? Oddio, adesso non è che ci siano chissà che esperimenti. Mi piacerebbe rifare la serie, sì, dei vari... Si intende quello forse. Dei vari brawler trovati solo con gli star drop, ma per il resto non ho esperimenti da fare. Un esperimento che voglio fare è quello di non riscattare la skin di Angelo per vedere cosa succede, se me la dai in automatico o è persa. Questo è un esperimento abbastanza simpatico che mi incuriosisce. Dico la skin di Angelo, quella presa in accesso anticipato, no? Avendo preso Angelo in accesso anticipato c'è quel mini pass. Quindi cosa succede se non lo riscattiamo? Ma c'è un Edgar incredibile, perché... ah, era proprio lì davanti, a posto. Vabbè, anche questa pare essere vinta. Oddio, occhio che
pare solo perché pare, ma è un attimo qua. Se mi pusha l'Edgar, auguri. Jackie, ok. Becca di sto veleno incredibile, ok. E questa è andata. In così poco tempo non ce la possono fare. E invece fu così che arrivò il patatrack. Ma che patatrack? Non arriva nessun patatrack qua. Perché non potenzi brawler? Li potenzi in uno dei prossimi video. Aspetta, che punto siamo? Che forse devo reccare. Eh sì che devo reccare. A voglia. Diamantino se vinciamo. Beh, Diego, in realtà sono molto conservativo con le risorse, per cui è in generale, sia probabilmente roba dalle box, ma un po' di tutto. Perché Eugenio? Ah, perché c'è quel modificatore, ok, vabbè, ci sta. Te lo trust. Porterei mai altri giochi Supercell? Ma in realtà sarei in attesa magari di un gioco nuovo. Per quelli sicuramente sì. Poi dipende molto anche dal vostro interesse, chiaro. Ragazzi, siamo arrivati a un punto abbastanza simpatico dopo circa un'ora e venti, perché vincendo questa si va a diamante. E dunque vediamo, io sto usando Eugenio perché c'è il modificatore, quello che rende il colpo una mitragliatrice, anche se purtroppo è stato nerfato perché nei giorni scorsi era veramente una mitragliatrice. Adesso sì, un po' di velocità te la va a dare, ma non è assolutamente la stessa cosa. Quel Dynamite qua sulla destra come si butta giù di preciso? Tu giustamente fai di questo... però secondo me tanto in là non si può andare. Bravo che mi pushi. In realtà qualche colpettino di questi qua più leggeri se riusciamo a darglielo. Poi perché in realtà ci ha pensato Lorenzo alla fine. Sempre sul pezzo il bro. Comunque per ora abbiamo perso solamente una partita. E immagino che magari da diamante dovrebbero diventare un po' più difficili le partite, anche perché inizia a esserci anche la questione dei ban. Quindi in teoria, no, è un po' più combattuta. O forse non è proprio a diamante che inizia a essere più combattuta. Lo scopriremo forse in un prossimo video. Fatto sta che qua per ora 12-1. Penso che anche questa sia una di quelle partite dove effettivamente grossi problemi non possiamo averne. Oh, c'è andato giù Lorenzo. Vabbè, ma sai cosa? Abbiamo il doppio delle loro stelle. Può essere davvero un problema? Secondo me no. Qua il Dynamite potrei pusharlo con lassù. Annaggia. Vabbè, niente, abbiamo vinto così a posto. E quindi adesso abbiamo un altro droppettino, più anche la promozione a diamante 1. Drop mitico che, regà, oh, cioè almeno un drop interessante ci sarà. E che sto chiedendo? Una... beh, oddio, skin, forse nel mitico è chiedere troppo. Però se voi lasciate like adesso, perché prima non vi ho dato abbastanza tempo, quindi è ora che boosterete il contenuto. Ovviamente perché troverò la bellezza di... niente, Griff con la... la goccettina tattica. Vabbè. Non so se chiudere qua il video o mettere anche il diamante 2. Che sono? Ma in realtà no, dai, volevo staccare alle 10, ci siamo fatti un'ora e 20, mi sa che stacco anche la live io. Ma sì, dai. Magari faccio al volo le missioni. Faccio al volo sta giornaliera e basta. Quindi il video lo stacco. Però nella live ci facciamo altri 10 minuti. Bene, quindi la sito è questa, dalla prossima volta, ecco, la sito inizia a farsi interessante, anche perché in fondo c'è il drop leggendario, poi vedremo, insomma, se riusciamo ad arrivare almeno a miti, chi lo sa, per questa season non sarebbe male. Ad ogni modo, ricaverà quando, un bel like, iscrizione, scambarellata tattica, fatemi sapere voi nei commenti a che punto siete. Noi come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video, bellissimo. Ok, e il video ce l'abbiamo, a posto. Ora, al volo mi si... giochi anche... ma sì che gioca ancora Lorenzo, ma dove vuole andare? Sconfiggi nemici con Ivank Cordelius. Potremmo giocarcela ancora nelle ranked comunque, perché alla fine... anche se vinciamo, è l'unica cosa che devo per forza usare uno di questi brawler. Ivank Cordelius, dai proviamoci. Ivank Cordelius, Ivank Cordelius. Ivank Cordelius. Ecco i ban, è un po' più lunga adesso la questione. Distesa degli scarasbocco. Jesse, un po' a caso. Tanto non puoi...
Non puoi droppare di rank, perfetto. Allora, considerando la situa, metterei per fare kill forse Hank. Ma aspetto che ci siano ancora i bottazzi che vanno mid, no? Però forse non andrà così. Yves, Hank e Cordelius. Cordelius sarebbe il più adatto, direi. Tu che dici, Lore? Tra Yves, Hank e Cordelius, consigliami tu. Strano che uno dei nostri, Edgar. Viva Bologna, Lorenzo. Cordelius, immaginavo. Andiamo di Cordelius. Ci può stare. Gabri, va sempre a fortuna. Magari 250 bling adesso, una skin assurda prossima volta. Che poi, oh, zitti zitti, 250 bling non sono niente. Che ci fai? Poi inutile. Ciao Bassima, alla prossima. Ciao a chi va, ragazzi. Molto carina l'animazione di sto rank. Però sono troppo curioso di vedere come sarà a leggenda. Mi servi? Ok, l'ho killato, ottimo. Qua potrei usarti una bella super contro sto Assenso. Secondo me no. Assenso contro la rosa. Ma lagga ancora, zi, ma scherzi. Mi spara in ritardo. Ma che fastidio. Ma Udumira, perché mi spari a sinistra che non c'è nessuno? Peccato, Spike in fin di vita sarebbe stato molto comodo. No, ho sbagliato. Troppo avanti sono andato. Grande Gisella. Oddio, Edgar impazzito. Fermate l'Edgar, sei impazzito. No, ho sbagliato, ho usato la super. Non volevo. E niente. Qua ricavato di automira perché tanto lagga, mi spara in ritardo. Che miro a fare? Cioè, è più probabile forse colpirli di automira che mirando, considerando il contesto. E ho fatto poche kill. Da un'altra ci vorrebbe. Avrò fatte due, mi sa. Ah, è vero che giustamente qua è il meglio delle tre. Qua adesso è lunga salire, eh. Prova a riavviare. No, ma penso che sia la partita. È meglio niente. Trovato al primo star drop di bronzo lui di pietra, ecco, vedi. Ma che è? Ma dai, ma è peggio di prima, frate. Ma no! Ma dai, ma veramente? Guarda quanto lagga, che schifezza. Come è possibile che sia peggio di prima se è la stessa partita? Fermati, Rosa, dove vai? Ok, altra kill fatta, buono. No. Che casino. Vedete dopo quanto tempo mi spara? Cioè più di un secondo. No, forse un secondo no, però quasi. Abbastanza particolare come cosa. Bella la rosa, buono. No, ma guarda, cioè proprio bellissimo. Automira, manetta, ho fatto altre due kill intanto. Va benissimo così. La serie di Brawl Stars, obiettivi che fino a fatto? Bella domanda, potrei ricominciarla. È che tra una cosa e l'altra non ho mai tempo per fare questi video, diciamo. Cioè è quel tipo di contenuto che fai quando non hai idee, no? Solo che tra una cosa e l'altra, eventi, cose da fare, c'è sempre qualcosa che non ti dà modo di avere questi video tappabuchi tra una cosa e l'altra. Mettiamola così. Mamma mia, non è finita sta partita, è un'agonia.
Anzi, deve aver fatto tipo 5 kill, non è neanche andata male. Infatti 5. Con sto lag pauroso va anche bene. Dai, facciamone un'altra, poi direi... Penso che 4, se non lagga, dovrei farlo. Verso i 500.000 iscritti. Vabbè, ancora ne vuole, eh. Oddio, è anche vero che in questo momento che Brawl Stars sta andando forte, magari giro di qualche mese ce la facciamo. Chi lo sa. Nascondiglio. Ti banno... Dai, no, ecco. Sta antipatico. Cuccone, direi che sarà il video di domani quello. Infatti finisco la live e vado subito a registrarlo. Abbiamo di là intanto un angelo, che ci può anche stare. Modificatore nessuno. Piper mi piace. Ti posso mettere... Ok, no. Quasi quasi pensavo di mettere Mortis, ma no. Ti posso mettere... Leon. Ma sai che Leon secondo me ci sta. Solamente Spike è un po' problematico. Poi vabbè, livello 9, capirai. Va bene, ci sta. Buona fortuna, Pingu. Lo passi Ez sto esame. Domti, su Twitch no, non torno. Non faccio più streaming, diciamo, a tempo pieno, giornalmente. Faccio ogni tanto. Una settimana massimo. O due, se c'è magari qualcosa da fare. Adesso che ho fatto il diamante, intanto mi interessava arrivare qua. Poi vediamo se farne un'altra... Vabbè, ormai questa settimana no, perché è finita, però dico la prossima. Vediamo se provare ancora a pushare o altro. Bello il colt. No, dai, ti prego. Mannaggia. Però non lag. A parte che anch'io sono un grande, nel senso dovevo fare la missione con Cordelius. Infatti la missione... Mi è venuto in mente adesso, mannaggia a me. No, ma non sono smemorato, tranquillo. Memoria incredibile. Che poteva anche starci Cordelius, oltretutto, volendo. Non come Leon, però dai. Direi che li abbiamo non ingabbiati, ma di più. A dir poco ingabbiati. Ma proprio, cioè... erano schiacciati totalmente. Bellissimo. Se sei da iPhone, Domti, è normale. Non so perché da iPhone il tasto per l'abbonamento non appare. In quel caso... Mi sa che non ho messo io effettivamente il link da qualche parte. Dovrei mettere il link per l'abbonamento. O forse c'è in descrizione. Mi devo ricordare di metterlo se non c'è. Se riesci a darci giusto un'occhiata, Domti o qualcun altro. Se vedete in descrizione tipo la scritta abbonati con un link a fianco. Occhiarello. C'è? Vabbè, se c'è allora. Siamo sicuri. Sì, c'è nella descrizione. Bellissimo. Manco mi ricordavo. Fantastico. Posso dire partita veramente goduriosa? Fa vedere. Abbonati al mio canale, è vero, cioè. È vero. Però nelle live ha senso metterlo un po' più in alto, in effetti, quel tasto, quel link. Allora adesso, Raxor, ricordati, mannaggia a te, che devi mettere Cordelius, sennò che siamo qua a fare ora. Cordelius. No, no, Lorenzo, faccio un'altra volta Diamante 2, che ci devo anche fare i video su sti drop. È un peccato aprire. Dio, è anche vero che se mi escondi... Cioè, posso registrarli ed eventualmente metterli. Ok, però...
No, è che devo registrare se non ed editare. Se avessi avuto tempo libero ci stavo. Qua ti metto, cioè meglio ti banno. Ma sai che per assurdo ti banno Mortis? 1000 like, grazie ragazzi. Troppo forti. Arrivati a codesto punto, vediamo un po' loro che piccano. Tanto io sono l'ultimo. Buonanotte Koki. Prossimo giro, raga, proviamo ad arrivare a Miti. Tanto diamante per ora mi sembra fattibile. Poi vabbè, siamo ancora a diamante 1, magari a diamante 2 diventano tutti pro player all'improvviso. Leon, Spike, Brock. Vabbè, Brock. Grande GOT, proprio lui. Grazie mille per questo abbonamento astrale, bro. No, è vero, Cordelius devo mettere, non Brock. Niente, l'ho detto 2 secondi fa la missione, Cordelius. Ah, grazie Laura, gentilissimo. Anche tu sei uno scammone che mi consigli Brock. Già sono smemorato, pure tu ti ci metti. Allora, ce la possiamo fare Cordelius. Devo mettere Cordelius. Ricordati. Alla luce dello sbocco come mappa. Ti banno rosa. Cordelius, ragazzi. Vado già in fondo, se non posso sbagliare. Adesso me lo bannano palese. Anzi, preseleziona Cordelius. Come proibito? Vabbè, posso mettere Yves o Hank. E niente. Tra Yves... Dov'è Yves? Perché... Che... Non mi ricordo la rarità. È mitico? Sì. Yves. Per forza. Sì, ma con Yves non farò mai... A parte che su KO di base... Killare non è neanche così facile, più o meno. Cioè, almeno sì, puoi farle, ma ne farai 2 al massimo, 4. Con Yves non le farò mai. Però vabbè, proviamo. 10.000 like su TikTok. Grandi amici di TikTok. Pure anche 136 nuovi follower. Però il punto è che voi di TikTok dovreste stare su YouTube se proprio vogliamo fare le cose fatte bene. Anche perché non vi leggo su TikTok. Adesso mi è buttato giù l'occhio. Vabbè, sì, Yves, ok, posso andare nell'acqua. Ci può stare andare di qua. Non è male come... Dai, ma lagga ancora. Madonna, veramente. Non è che sbocco. Gli ho fatto male a Leon. Guarda, col lag mi sta aiutando il lag, ti giuro. È grazie al lag se lo colpisco. Madonna, guarda. Non è che sbocco, ragazzi. Ho usato il gadget... 6 secondi prima, vabbè 6 secondi prima, però l'ho usato abbondantemente prima. Non farò manco una kill in sta partita. Ma solo a me lagga, com'è possibile che a Lorenzo non laghi e a me lagga? Siamo sullo stesso server. Guarda, dopo 20 anni parte il colpo. Boh. Aiutami tu lag a far rientrare la hit. Ma vado di automira, ti giuro che è più forte di me l'automira in questo momento. E non solo in questo momento. Beh, qua si mira però. Dai, aiutatemi a fare le kill, amici miei qua. Andate ad avvelenare i bro. No. Oh, ho fatto la kill sull'Edgar, godo. E almeno una c'è. Aspetta un attimo. Beh, tanto non basta, devo per forza farne un'altra. Però... No, peccato, bro. Siamo a 1-3. Farei ancora un altro video di 24 ore su Brawl come quello di 2 anni fa. Bella domanda. Potrebbe starci, ma non lo so. E addirittura l'upgrade GOT. Pazzito. Lag ancora. Grazie mille, GOT. Gentilissimo. Automira. Perché tanto se io vado di automira, vedi, col fatto che il colpo parte dopo, il nemico ritorna indietro per, diciamo, evitare il mio colpo, per doggiare, come si vuol dire.
Anche se preferisco sempre dire slalomizzare. Oh, bellissime. Ti prego, colpo di grazia. Oh no. Avevo gadget, meno male che stavolta me l'ha usato. Mi servi? Guarda, allora, se tante volte riuscissi a lasciarmelo sarebbe tipo bellissimo. E niente, mi fa. Non ce l'ho fatta. Sono tornato, effettivamente sì, sei tornato. Grazie ancora, bro. Pure a me lagga, ma peggio. Ma la cosa che non capisco è, fossero tutte le partite, vi dico ok, ma non che una mi lagga e le altre non laggano. E soprattutto che lagga solo a me e non a Lorenzo. Ma che fastidio. Anzi, super. Lo usiamo. Purtroppo non andrà in atto. Immaginavo. Melody quando viene aggiunta? Melody verrà aggiunta in teoria a fine mese. Sempre con accesso anticipato, chiaro. Beh, andiamo in più chill adesso. Tanto devo per forza farne un'altra, quindi è inutile rischiare. Rischiare. Oh. No, No, peccato. Lore, calcola che sei praticamente da solo. Io non sono inutile ora. Cioè, oddio, non che le altre volte sia tutta questa utilità, però, capito, no? Con tutto sto lag sono ancora peggio. Madonna, quanto lag. Mamma mia. Aiuto, Mira. No, l'ha killato Lore. Peccato. Allora, se adesso riuscissimo a fare una partita senza lag, forse, e dico forse, 3 kill le faccio. Se vinciamo questa, basta ranked, se no vado a diamante 2. Per ora non è il caso. Melody in accesso anticipato se la shop? Non lo so, ma forse sì. Più che altro ha senso shopparla se la push. Santuario. Vabbè, io sembro Cordelius. Ma che sbocco qua, Cordelius. Vabbè, ti banno Rosa. Anche se, ma chi è che sceglie Rosa qua? Nessuno. Però, primo brawler che mi è venuto da bannare. Allora, Cordelius. Se lagga ancora c'è qualcosa che non va comunque. Ti piace la pasta cremosa? Ma che intendi? Tipo il frullato di verdure? Se intendi quello, sì. Se intendi altro, non so cosa intendi. Non rubatemi Cordelius, oh. Ma che 8 bit Cordelius qua? Ce l'ho anche all'11. Ciao Jack, alla prossima e grazie mille. Qual altro brawler pusherà il 30? Se pusho, il prossimo che pusho sarà Melody. Altrimenti per ora non ho idee di chi pushare. Sei bello brutto. Queste sono le domande che ti aspetti di vedere in una live, no? La pasta zicola cremosa. Ma cos'è la pasta cremosa? Cioè, non esiste una pasta cremosa. Esiste al massimo un condimento. Può essere, non so, un ragù, un pomodoro, appunto una passata di verdure. Vuol dire cremosa. Ciao Davide Scodella. Da quel che ho visto è bella forte Melody. Sì, non è male. Anche se poi dipende, perché è un brawler particolare. Oddio, bellissimo. No, non l'ho killato io. Devo farne 3, giusto? Io devo altamente fregarmene della cassa. Sarebbe tipo bellissimo se... Esattamente, Lore, sarebbe tipo bellissimo. Adesso non se l'aspettano che io sono qua. Sullo stecca sarebbe incredibile. Se ti avvicinassi come si deve, esattamente così. C'è Edgar fermo, stupendo. Sì, però così mi piace. Tu, amico mio, sei stata una grazia dal cielo proprio.
avere uno fermo è tipo la cosa migliore che potesse accadermi. Se riuscissi a dare il colpo di grazia, vabbè, va bene, va bene. Se hanno comunque a due, c'è un altro round da fare. Altre due penso si possano fare. Shit. Ma Lega delle Stelle? Ma come Lega delle Stelle? Bro, mi sa che sei rimasto indietro di qualche aggiornamento. Non c'è più, cioè, no, qualche uno. Questa qua è la modalità che ha rimpiazzato Lega delle Stelle. Guarda, Lore, se riusciamo a fare come prima sarebbe stupendo. Spot di destra mi sembra perfetto per me. Edgar è tornato. Ok, bellissimo, non può colpire, non può colpire. Ah, peccato, non c'ho la hit carica. Se perdiamo per ora mi va... No, peccato! Se perdiamo per ora mi va bene, così finisco sta missione. No, non l'ho killato io. Buono, 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 buono. No. Ti prego. Non va bene. Fai tutti i brawler al 30. Dovrei ritornare a streamare a tempo pieno per fare sta cosa. Vai, stecca, vienimi addosso. Fatti killare. No, così non va bene, bro. No, non è questo che intendevo io per farti killare, però. Oddio, bellissimo. Altra kill fatta, buono. Oddio, bellissimo. Altra kill ancora. Dovrei aver fatto, però nel dubbio ne vorrei almeno un'altra. Ok, dai, direi che ci siamo. Proprio se vogliamo fare le cose in gra... Vabbè. No, l'ho fatta, l'ho fatta, l'ho fatta. Comunque ancora lobby troppo facili. Pensavo fossero più difficili diamanti. Considerando che io ho giocato a caso per fare la missione. Vabbè, grazie mille, Lore, sempre sul pezzo. C'ho 215.000 di oro e 31.000 punti energia. A breve devo farli sti brawler all'11, mannaggia me. Ragazzi, è stato un grande piacere. Io direi che vi saluto e vi ringrazio. Intanto stacco su TikTok. Mi raccomando, amici di TikTok, lasciate un bel follow, perché so che molti sono in live senza aver lasciato il follow. In realtà stesso discorso vale su YouTube. Like, iscrizioni, campanelle, codice Raxor nello shop, un po' di tutto. Per il resto, niente. Ciao amici di TikTok, venite su YouTube che è meglio di TikTok. Ciao ciao. E su TikTok abbiamo chiuso. A posto. Amici di YouTube, è stato un grande piacere. Ci vediamo alla prossima. Domani video. Non questo che ho registrato stasera, in teoria. E niente, live. Non so quando la farò. Quando la farò, la farò. Ovviamente. Dai, buonanotte a tutti. È stato un piacere. Grazie del supporto, like, donazioni. Tutto, anche solo per aver visto la live, ovviamente. Ci becchiamo alla prossima. Ciao, ciao.